Eccoci qua al video speciale dove voi sceglierete quale sarà la live che porterò nel mese di marzo, come con Resident Evil 2 la sera. La prima scelta è Devil May Cry 5. La storia si svolge diversi anni dopo gli eventi del quarto capitolo. Un uomo che si fa chiamare V compare nell'ufficio di Dante in cerca d'aiuto per risolvere misteriosi incidenti che stanno accadendo in tutto il mondo. Nel frattempo Nero ha aperto la propria agenzia di cacciademoni all'interno di un furgone che mostra l'insegna Neo Devil May Cry, regalatagli dallo stesso Dante con l'aiuto dell'ingegnere Nico, che ha costruito per Nero un nuovo braccio prostetico chiamato Devil Breaker, dopo che il suo precedente Devil Bringer è stato preso da un misterioso individuo incappucciato. La seconda scelta è quella di The Division 2. 7 mesi dopo il rilascio del virus letale che ha colpito la città di New York e il resto del mondo, decimando la popolazione, una squadra difensiva chiamata la Divisione, un'unità dormiente di agenti civili, deve andare avanti a fare delle missioni per capire cosa è successo in questa nuova zona di guerra. Da allora gli agenti della Divisione hanno combattuto senza sosta per salvare ciò che restava della civiltà e il tutto si svolgerà questa volta a Washington, la capitale degli Stati Uniti. Il terzo gioco che dovete scegliere è Sekiro Shadows Die Twice. Il gioco ambientato nel periodo Sengoku del Giappone, risalente al XVI secolo, il giocatore vestirà i panni di uno shinobi, creduto morto dopo che il suo signore venne rapito e il suo braccio gravemente ferito dal samurai del clan Ashina. Il braccio dello shinobi viene sostituito con una protesi da un misterioso Bushi. Quest'ultimo gli dà l'appellativo di Sekiro, che vuol dire il lupo senza un braccio. Armato di katana e della protesi, che consente di installare vari strumenti e accessori, si mette in cammino per salvare il suo signore e vendicarsi. Molto simile a Dark Souls, dato che è sviluppato dalla From Software, e mi sembra la stessa trama di Devil May Cry 5. Comunque, Devil May Cry 5, The Division 2 e Sekiro Die Twice, tutti e tre giochi che usciranno nell'arco di marzo, voi scegliete quale porterò io in live.